les esprits de notre temps s'accordent sur cette évidence qu'il est devenu impossible à l'art de se soutenir comme une activité supérieure, ou même encore comme une activité à laquelle on puisse honorablement s'adonner. Siete mai entrati nelle fonti del mare? Avete mai camminato alla ricerca dell'abisso? Quale pietoso pensiero vi trattiene? La coscienza di un'atroce espropriazione, di un'espropriazione senza precedenti, è al centro del viaggio di un essere. Egli oscilla sospeso tra due mondi contraddittori. Da una parte mostra nell'infante, nel gondoliere, nel capitano, le figure di un Dasein che è totalmente liberato da ogni esperienza. Da un altro evoca con nostalgia le cose in cui gli uomini accumulano l'inumano e sono perciò invivibili ed indicibili. Lo star sospeso tra questi due mondi, come un diseredato, è l'esperienza fatale. Gemiti,
Occhi e gli occhi rossi. Da dove il dolore? Preferì andare a tentoni nel buio. Venga dunque più a dire che il movimento dei corpi celesti che costituisce il tempo. Se in luogo d'essere un inferno l'universo non fosse stato che un celeste immenso animo. Guardate il gesto che faccio verso il mio basso ventre. È il male questo. Thank you.
sobre el puente, ahora, en una noche de bruma oscura, de lejos venía un canto, gotas de oro afloraban, quebrando la superficie del mar. Luces, músicas ebrias fluían en el crepúsculo. Mi ánima, una cuerda tocada de lo invisible, a sí misma cantaba en secreto una canción de gondoleros temblando de desgarrada tranquilidad. Nunca nadie la escuchó.